Esercizio sulle preposizioni in inglese con Sancoré. Shenai, fai la prima risposta. Adesso Shenai sta imparando l'italiano e l'inglese contemporaneamente. A questa postazione bifronte dove lui ha un monitor e io un altro, lui va a cercare la giusta frase e la giusta connessione. Oh, Shenai, prendila quella giusta, lavora. Ecco, leggila. Bravo, The mouse is in the bag. Il topo è dentro il sacco. fantastico. Allora, questo lavoro in realtà è un lavoro che noi abbiamo estrapolato da una pagina di inglese, andando a prendere le parti dell'esercizio. L'abbiamo scomposto e lo abbiamo ricomposto sotto forma di gioco, e lo faremo anche questa cosa con gli oggetti di casa e altre cose. Shenai sta imparando l'italiano e l'inglese, giusto Shenai? Perché sei un ragazzino che viene da Sri Lanka. Sri Lanka e parli italiano poco poco e neanche l'inglese. Ecco, fai vedere Shenai come abbiamo preso queste immagini, come abbiamo fatto a prendere queste immagini dal lavoro. Fai un esempio. Ritaglia, ritaglia, prendi e ritaglia. Ecco, così si ritaglia un'immagine. Bravo, Shenai. Shenai non solo gioca, ma ha anche imparato a farsi il gioco. Ecco, prendere tutte. Clic. Bravo, importa e ha importato l'immagine. Tirala fuori da lì, perché sennò è un pasticcio. Ecco, abbiamo importato le immagini e anche le risposte. Poi le abbiamo semplicemente bloccate e a quel punto abbiamo costruito le risposte in italiano e in inglese. Questo documento di Chennai adesso noi potremo trasformarlo in un documento esportato in PDF e sul computer lo chiameremo preposizioni. Se no, guarda la bocca, preposizioni. Scrivi pre po zizioni. Ok, ecco, non è perfetto, ma lo sistemeremo. Preposizioni, PDF, salva, esportato. Perfetto, andiamo a vederlo sul desktop se c'è. E a questo punto noi potremo anche avere il documento preposizioni da stampare, eccolo qua, da mettere nel quaderno che documenta il nostro lavoro. Allora, per le video guide di Sodi Linux, questo è documentato come con Sancoré è possibile autocostruirsi gli esercizi, i giochi e le attività. Delle attività da poter fare con i ragazzini, in questo caso stranieri. Francesco Fusillo per le guide di Sodi Linux.